Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Stiamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e da un po' che effettivamente non ci dedichiamo ad Ever Crisis, ma oggi è giunto il momento. È giunto il momento perché abbiamo tante novità, ma soprattutto è cominciata la quinta Guild Battle. Quindi in questi giorni saremo tutti un po' più impegnati, saremo tutti un po' lì a cervellarci per vedere come riuscire a gestire la situazione e quindi vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Detto ciò, cominciamo parlando delle notizie. Abbiamo diverse notizie a riguardo. Una molto importante che mi è appunto saltata all'occhio è la notizia riguardante il Regen Boost dell'arma Ultimate di Eris. Praticamente c'è stato un problema. C'è stato un problema con quest'arma dove praticamente, era una sorta di difetto, tra virgolette, che c'era all'interno dell'arma Ultimate, dove praticamente il riferimento alla all'ability del Regen. Stavo un attimo andando oltre. Qual è stato il problema? Praticamente il problema riguardante il Regen Boost di Eris fa riferimento al fatto che praticamente l'abilità di Regen non faceva riferimento al personaggio in questione che possedeva l'arma, quindi in base all'healing potencies di Eris, ma faceva riferimento all'healing potencies dei personaggi che praticamente ricevevano il Regen, quindi di conseguenza non era una cura, come dire, effettiva, valida, perché voi sapete che il Regen si basa sull'healing boost o comunque sull'healing in generale del personaggio che possiede praticamente quell'arma, mentre invece in questo caso l'effetto del Regen veniva applicato con la cura che possedevano gli altri personaggi e quindi curava molto meno. Ovviamente questo difetto verrà corretto, però verrà corretto ovviamente alla fine o comunque nel mese di dicembre, dove appunto ci sarà il prossimo update e quindi verrà modificata questa cosa. Infatti avevo notato che effettivamente l'arma di Eris vedevo questo Regen che non era altissimo, ed effettivamente questo Regen non era altissimo a causa appunto di questo problema, che però verrà risolto. Successivamente, nuovo capitolo di Crisis Core che è stato aggiunto in contemporanea oggi, capitolo 5 della parte di Crisis Core, quindi della storia di Zack. Sappiamo benissimo ovviamente a quale capitolo facciamo riferimento, però sarà carino, sarà interessante giocarlo e vedere effettivamente come l'hanno interpretato all'interno di Ever Crisis. Banner speciale di Step Up per quanto riguarda ovviamente l'uscita di Tifa con il vestito di Sabin e con l'arma che per l'appunto sblocca l'attacco di Sabin, un'arma di cui parleremo ovviamente in un video apposito. Non c'è tanto da dire, ve lo dico già adesso, sarà un video molto molto breve perché è un banner che non ho capito sinceramente, però va bene così. Successivamente banner di Tifa collab, ultimo banner della collab di Final Fantasy VI, dove appunto abbiamo la possibilità di poter pullare la nuova arma di Tifa e il nuovo costume di Tifa. Arma di Tifa che sblocca l'attacco Aura Cannon, dove appunto abbiamo un 800% di danno fisico non elementale a tutti i nemici e in più aumento di attacco fisico e attacco magico in questo caso del personaggio, quindi di Tifa. E in più abbiamo danni fixed, un po' come la Bahamut di Cloud, fino al raggiungimento dei 40.000 danni addizionali che verranno inflitti come danno fisico non elementale. E se ovviamente gli HP del possessore sono il 50% o più. Quindi praticamente abbiamo una versione combinata della Bahamut sia di Cloud che di Tifa, in un certo senso, che fa ovviamente anche danno addizionale. Non sono male le percentuali, però ricordatevi che queste percentuali sono ad OB10, mentre invece OB6 l'arma arriva a 640, quindi c'è una bella differenza tra OB6 e OB10, e sinceramente un 640 con danni fixed anche di 30.000 non so se ne possa valere la pena. Mentre invece il vestito di Sabin del crossover, abbiamo praticamente la passiva che secondo me rimane ottima, quella del Physic e Magic Ward,
dove appunto abbiamo la difesa fisica e magica incrementata direttamente dal costume, e poi Physical Ability Mastery, che conosciamo, sappiamo già benissimo essere appunto una statistica a parte dal boost ability fisico, e quindi di conseguenza consente una Tifa di essere decisamente più aggressiva. L'ultimate weapon ovviamente di Eris, sempre inclusa nel prezzo, e poi ovviamente al solito tutti i meccanismi che già conosciamo dei nuovi banner per le armi ultimate. E poi ovviamente ultima notizia del giorno, ovvero la Guild Battle numero 5, che praticamente ci consentirà di affrontare un boss abbastanza interessante, dove l'elemento tuono sarà estremamente efficace. Il problema qual è? Il problema è che praticamente questo boss è più debole agli attacchi magici tuono e non fisici, quindi... a me viene un po' da ridere, perché effettivamente tuono magico io personalmente non sono messo bene, quindi sarà abbastanza difficile poter competere in modo oggettivo in questa guild battle, però va bene così. Ovviamente ci sono i consigli strategici per affrontare il boss, dove praticamente il boss all'inizio utilizza la Annihilation Mode, dove praticamente aumenterà drasticamente la sua difesa fisica e la sua difesa magica, e poi caricherà una barra, che appunto sarà la classica Force Gouge, che praticamente può essere diminuita solo tramite attacchi di tipo tuono. Inoltre, quando la Force Gouge verrà completamente caricata, avremo la possibilità di subire l'attacco Power Conversion, che verrà appunto utilizzato per incrementare drasticamente l'attacco magico del boss, e poi lo stesso boss utilizzerà l'attacco magico di tipo tuono Prismatic Ray, però sul single target. Successivamente verrà applicato al boss un periodo di Emergency Cooldown, dove verrà diminuita drasticamente la propria difesa fisica e difesa magica. Le abilità di tipo tuono sono estremamente efficaci, solo che qui però non dice magico, dice soltanto le abilità di tuono sono estremamente efficaci, quindi effettivamente forse potremmo utilizzare anche fisico, però non so effettivamente, anche perché Lightning Element is effective, però vi posso già comunque spoilerare il fatto che l'abilità magica delle Guild Battle tramite l'armeria ovviamente è più forte dal punto di vista magico, quindi... ovviamente l'attacco magico tuono è sicuramente migliore. Inoltre potrà essere anche consigliato utilizzare il Provoke in modo tale da poter far colpire il nostro personaggio, in questo caso dall'attacco singolo che il nostro avversario effettuerà. Quindi anche in questo caso Angeal potrebbe essere molto comodo per chi lo possiede, anche perché Angeal possiede un'arma elementale tuono che effettivamente potrebbe essere interessante, e poi per chi lo ha pullato appunto avere un cover tramite appunto il provoke di Angeal potrebbe essere interessante. Fine delle notizie che per il momento ci interessano su Ever Crisis. Io vi aspetto ovviamente con il prossimo video, dove parleremo del banner. Vi avviso che non sarà un video lunghissimo perché non c'è molto da dire, però come sempre vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.